Ricevere il premio dall'USS è sempre un gran traguardo. Ringrazio il Presidente per l'invito e sono felice di oggi aver ricevuto questo premio e spero ce ne siano altri. Strada tanta da Partinico fino alla medaglia. I prossimi obiettivi quali sono? Sì, strada tanta, non semplice da percorrere, però sicuramente il lavoro ha ripagato. Adesso spero di continuare a vincere sia col club che con la nazionale. Ancora sono giovane, il lavoro da fare è tanto e spero di portare a casa qualche altra medaglia. Sicuramente il 2023 è stato ricco di vittorie, però non sono pienamente soddisfatto. Cioè, col club poteva andare un po' meglio, però ripartiamo dalle sconfitte per cercare di vincere. In nazionale quest'estate sarà impegnativa, prima WNL, poi l'Europeo in casa e dopo la qualificazione olimpica. Innanzitutto l'obiettivo è quello di vincere il più possibile. E cercare di qualificarci alle prossime Olimpiadi, che è un torneo che mi manca. E la prima Olimpiade l'ho saltata a causa infortunio, però il lavoro che fai durante gli anni, soprattutto, è per arrivare bene all'Olimpiade e cercare di puntare al podio. Ma è andata bene per 2 anni di fila, l'anno scorso sembrava quasi un'impresa impossibile, quest'anno addirittura molti mi dicevano che era un passo sbagliato tornare a Messina perché rischiavo di rovinare quello che di buono avevo fatto l'anno scorso, ma in effetti il mio obiettivo era salvare quello che ero riuscito a fare l'anno scorso. Ci sono riuscito, l'impresa è stata più difficile, però per questo è anche più bello. Ma devo dire che è stato bravo il presidente Sciotto e il direttore Lo Giudice che sul mercato hanno preso i giocatori giusti. Li abbiamo con molta attenzione diciamo selezionati, siamo riusciti a prenderli e la nostra fortuna è stata quella che oltre a dei giocatori importanti abbiamo trovato degli uomini veri e quello è quello che ci ha dato la spinta in più. E si vede che è segno del destino, che poi sarebbe giusto che magari la squadra del Messina ci fosse qualche messinese in più, visto che ce ne sono tanti in giro per l'Italia che calcolano cambi anche importanti. Io credo tanto in queste cose. L'anno scorso Peppe Rizzo, quest'anno prima della partita, avevo detto ad Antonio Ragusa sarebbe bello che riuscisse a segnare con la fascia al braccio, così come è successo l'anno scorso a Peppe. E Antonio mi ha guardato in faccia, non mi ha risposto, però è stato veramente qualcosa di eccezionale vederlo correre sotto la curva con tutta la sua felicità.